Amici di Planet Spin, benvenuti sul canale, benvenuti a questo nuovo video. Oggi vi porto con me ad una battuta di pesca a spinning in mare e vi porto a vedere uno dei posti più belli che abbiamo qui in Campania. Ma la cosa interessante di questa avventura non è dove vi porterò, ma è come vi porterò. Infatti, per l'occasione, vi viene anche da ridere, ho realizzato il monopattino da spinning con un bel portacanna, eccolo, capace di, anzi no, vedremo se sarà capace di portarmi a pesca. E ci provo in questa sessione di pesca sperimentale, speriamo di divertirci e di fare anche qualche bella cattura. Andiamo! Allora, sono praticamente a metà del percorso, il mio monopattino mi ha aiutato nella discesa, anche se è molto molto impervia, la strada è ricca di questi sanpietrini, è molto sconnessa, quindi è molto difficile anche scendere con il monopattino. E questo è il primo scorcio di questo posto bellissimo, guardate, con il Vesuvio sullo sfondo, è davvero una cosa eccezionale. Proseguiamo ancora il nostro viaggio, andiamo! Ecco, siamo quasi arrivati alla fine di questo percorso molto tortuoso e questa è la vista che si inizia a vedere sia da un lato che dall'altro. Ecco che siamo arrivati sullo spot, vi faccio vedere un po' il posto, spettacolare davvero, uno dei migliori spot che abbiamo qui in Campania per lo spinning dalla riva. E ora che facciamo? Cerchiamo di fare qualche lancio, vi faccio vedere un po' l'attrezzatura e speriamo di fare anche qualche bella cattura. Da quello che potrebbe girare di questi periodi, qualche barracuda, qualche tunnide, qualche alletterato, qualche palamita. E vi faccio vedere un po' gli artificiali che ho e vediamo anche di fare qualche lancio, di andare in pesca, dai!
Allora, per questa battuta di pesca molto light ho portato la mia 5 ottavi, che è una 7 piede 10 della St. Croix, una Legend Tournament, uno spinning medio al barracuda, oggi proviamo un po' al barracuda, con ecco dei minnow più o meno lunghi, c'ho qualcosa da 120, 130, 170, anche 210, quindi i classici minnow che vanno bene, long jerk, che vanno bene per il barracuda, e bisogna aspettare un po' il tramonto perché c'è ancora tanto passaggio di barche che rovinano un po' il posto, e anche perché il barracuda solitamente tende ad aumentare la sua attività di caccia a ridosso dei cambi di luce alba e tramonto. Questo spot, nonostante il periodo ancora non tipicamente ecco estivo per quanto riguarda il turismo, e anche la giornata non propriamente soleggiata, infatti c'è vento, nuvolo, c'è un viavai di barche incredibile che rende quasi vana la nostra azione di pesca, però ormai siamo qua, ci proviamo e tentiamo ancora per qualche tempo, ecco, ancora qualche altro lancio. Sentiamo la nostra cattura. Facciamo ancora qualche lancio. Shimano World Minnow. Recuperiamo tutti i metri che possiamo recuperare. E approfittiamo quando non passano le barche.
poi rilanciato, un recupero abbastanza allegro, qualche cercatina con o senza stop. Visto che c'è un po' di corrente tendo a non fermarlo mai, quindi senza stop. E facciamo attenzione soprattutto agli ultimi metri di recupero, perché molte volte è proprio qua sotto che riceviamo l'attacco. Questo è un artificiale che si lancia molto bene e subito va in pesca, entra in pesca. Scende quel metro, metro e mezzo, che è l'ideale come zona di caccia, come in questo spot, come strike zone. Allora proseguiamo ancora la nostra pescatina, faccio un cambio di artificiale, tolgo il jerk, questo jerk della Shimano, e proviamo con un artificiale molto interessante per pesci veloci come i tunnidi per esempio. Vediamo se riusciamo a insidiare qualche alletteratino. Questo è l'Expedit Heavy della Lorenzo, un bel artificialino, vediamo come si comporta, anche se già lo conosco. Artificiale ottimo per recuperi veloci, per pesci veloci, e si spara molto molto lontano, si riesce a lanciare davvero lontano con poco sforzo. Faccio affondare giusto un paio di secondi e poi inizio il recupero veloce. Lo sento decisamente in canna, sento la trazione dell'esca, della paletta. Anche un recupero lineare in questo caso mi permette di entrare in pesca, non c'è bisogno di cercare con questo artificiale. Come vedete le barche mi passano proprio sotto, riesco ad andare a lanciare nella scia delle barche, talmente che stanno sotto costa. Questo ovviamente spaventa i pesci, anche se in questa zona sono abituati a questo via vai. Una cosa, devo fare attenzione alle barche più che altro. Mi sfiorano proprio l'esca. Incredibile. Allora faccio ancora qualche lancio in questo spot che secondo me rappresenta uno dei più belli che abbiamo qui in Campania. Però con queste condizioni di traffico di barche diventa davvero impossibile anche essere efficaci in pesca, per cui il mio consiglio, eventualmente volete venire in questo posto, è alba o tramonto. Durante la giornata è praticamente molto molto difficile essere efficaci in pesca. Faccio ancora qualche lancio anche se sta iniziando anche un po' a piovere, e poi faccio retrofront. We'll be right back.
Allora, eccomi qua di ritorno alla base. Allora, per quanto riguarda il monopattino non in salita, la strada era molto ripida ed è molto sconnessa, per cui non si è riusciti a risalire sul monopattino, ma per il 70-80% del percorso ho dovuto salire praticamente a piedi. Però dalla parte positiva della storia ho risparmiato il parcheggio, perché per andare sullo spot c'è un unico parcheggio e il costo è di 20 euro l'intera giornata, per cui diciamo che mettendo la macchina un po' più lontano, utilizzando il monopattino, ho risparmiato 20 euro. Tuttavia, ecco, ho fatto un esperimento e questa è la cosa più importante, mi sono divertito. Tra poco inizierà a piovere più forte, perché anche per la strada ho preso un bel po' di acqua, e che dire, nel frattempo ci ho provato. Spero che il video vi sia piaciuto, se così fosse lasciate un like, non vi dimenticate di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, e noi ci vediamo al prossimo video. Come sempre lascio un saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Ciao ragazzi, alla prossima!